Con il Cardinale Arcivescovo di Firenze, Giuseppe Bettori, la sinodalità a partire da un ascolto attento degli Atti degli Apostoli. Sì, ho proposto questa lettura in quanto tutti sono attratti subito dal capitolo 15 degli Atti, il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Ma il tema della sinodalità, cioè del camminare insieme della Chiesa e nella Chiesa, attraversa tutta la narrazione degli Atti e che emerge poi in alcuni episodi specifici, a cominciare dalla scelta del dodicesimo apostolo Mattia, continua con la scelta dei sette, con la evangelizzazione dei pagani ad opera di Pietro, poi ancora con l'invio in missione di Antiochia di Barnaba e Paolo, e appunto poi culmina nel capitolo 15. Ma ci sono tutti elementi che si vanno scoprendo e che compongono insieme questo intreccio tra l'ascolto dell'esperienza, il contesto di preghiera, di penitenza, la rilettura della parola di Dio, l'ascolto e il discernimento dei segni dello Spirito. Ecco, penso che leggendo gli Atti possiamo trovare una buona illustrazione di quel che dobbiamo fare oggi noi nel cammino sinodale. Così appare, mi sembra che a partire dalle scritture, in particolare dagli Atti degli Apostoli, emerge come la sinodalità non è intanto il tema di una istituzione all'interno della Chiesa, quanto la vita stessa della Chiesa. È un modo di essere Chiesa. Viene citato dal Papa il detto di San Giovanni Crisostomo: Chiesa è sinodo e nome di Chiesa, quindi no, Chiesa e sinodo sono due nomi della stessa realtà, non si può essere Chiesa senza essere sinodo. Quindi la sinodalità, più che un progetto, un evento per raggiungere a una decisione, a una acquisizione, direi che è il modo di essere della Chiesa sempre. Noi dobbiamo sempre pensare in termini e vivere in termini sinodali. All'interno della comunità ci sono ministeri, carismi, ruoli, possiamo anche dire istituzioni diverse che si compongono tutte nell'unico cammino. Senz'altro, perché la realtà della Chiesa non è una realtà di massa che mette individui uniformi uno accanto all'altro, ma è una realtà articolata in carismi e ministeri in cui ciascuno ha un proprio ruolo. C'è il ruolo dei dodici, dei loro successori oggi, il ruolo dei pastori, il ruolo dei maestri, il ruolo degli evangelizzatori, insomma, e poi il ruolo di ogni credente che ha una parola che da offrire agli altri in forza dell'esperienza dello Spirito che gli fa. A guidare tutti, però, soprattutto c'è lo Spirito ed è Lui che bisogna ascoltare, non tanto la maggioranza. Il sinodo non si fa a maggioranza, il sinodo si fa condividendo l'ascolto di un unico che parla, che è lo Spirito Santo. Nella sinodalità non si scontrano due o più posizioni e si vede chi ha la maggioranza di consenso all'interno della Chiesa. Questo è un metodo democratico, lecito laddove non c'è lo Spirito Santo e nelle cose umane, cominciare dalla politica, non c'è. Lì, in questo ambito, è ovvio che si conti una maggioranza, ma nelle cose dello Spirito è lo Spirito che bisogna ascoltare e scoprire. Questo è lo scopo di un cammino sinodale, non contarci, ma ascoltare lo Spirito. Ma lo stesso episodio della casa di Betania ci dice che è stando ai piedi del Maestro che si coglie ciò che conta e ciò che preme nella vita. Marta non è che sbaglia facendo le cose, ma lasciandosi distogliere dalle cose, da ciò che è più importante di tutto, che è Gesù. Se togliamo Gesù dalla nostra quotidianità, non è che facciamo meglio la nostra quotidianità, la priviamo del suo vero spirito.